Nella sala polivalente del comune di Ripatetina continuano a passo spedito le vaccinazioni. L'iniziativa dell'ex sindaco Mauro Petrucci, sostenuto dal capogruppo di maggioranza Marco Ricciuti. Nella sola giornata di ieri, dalle 14 alle 22, sono state somministrate 838 dosi. In totale, da meno di un anno, oltre 15.000. L'operazione viene ripetuta ogni mercoledì, previa prenotazione ai numeri di telefono del comune di Ripatetina. Mauro Petrucci, responsabile provinciale della Federazione dei Medici di Medicina Generale. Bisogna però sottolineare il lavoro del volontariato che è stato fondamentale sino a questo momento. Allora, se noi stiamo continuando a vaccinare con questi numeri, lo possiamo fare solo ed esclusivamente perché abbiamo un gruppo di ragazzi della Protezione Civile che sono veramente encomiabili. Sono dei volontari e il loro pregio è che quando magari nel fare i gruppi di lavoro qualcuno non viene chiamato per farlo riposare si arrabbia perché si sente escluso e vuole partecipare. Lo stesso Ricciuti che prodigando, insomma c'è una macchina di lavoro dietro. Abbiamo il capogruppo di maggioranza, la parte tecnica dell'organizzazione, devo dire che è veramente encomiabile. Lui finisce di vaccinare e poi va a fare il turno di notte dove lavora e la mattina è di nuovo qui per sanificare l'ambiente. Facciamo una valutazione generale, perché probabilmente è stato perso troppo tempo per i tamponi, è così? Guardi, la media dei positivi in Italia è il 16,2. Noi abbiamo tamponato in quest'ultimo weekend soprattutto giovani, quindi la percentuale attesa sarebbe stata sicuramente superiore al 16% perché i giovani sono quelli meno vaccinati. Abbiamo avuto una media del 2,8%. Con il 2,8% non possiamo dire che riapriamo le scuole in sicurezza, perché se la media nazionale è 16, se tu hai scoperto il 2,8 non hai scoperto nulla. 15.500 tamponi sabato scorso nella provincia di Chieti. Se avessimo fatto 15.000 vaccini probabilmente staremmo molto meglio. Quindi sarebbe stato molto più opportuno vaccinare da subito. Giornata odierna, perché i tamponi rapidi è come buttare la monetina in aria. Io ho l'impressione che siano soltanto occasioni per esibizioni mediatiche della classe politica a tutti i livelli. Farebbero meglio studiare di più e stare meno sui social. Vaccinazioni qui a Ripatetina solo per residenti? Allora, noi chiaramente siamo partiti per i residenti, però chiaramente non possiamo chiudere la porta in faccia a chi viene da fuori e ce lo chiede. Qui dobbiamo capire una cosa, questa è una guerra. Dobbiamo essere bravi e tutti quanti dare il nostro contributo dal punto di vista civico, perché solo così riusciamo a venirne fuori, riducendo al minimo le discussioni, le chiacchiere da bar e quant'altro.